venga pure. E c'è ancora un momento speciale, sempre in onore della Madonna, che vogliamo offrire, che offrirà. Thank you.
Viva Maria. Media corona per Rosario.
Iva mal, dona da guarda. Ah, Antonio, il robo mestiere. È in diretta. È in diretta, sì.
Sì, va bene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente attraverso l'intercessione di Maria scenda abbondante su questa comunità, sulla comunità di Musa, sulla nostra comunità, sulle nostre comunità, attraverso veramente quel suggerimento che lascia ognuno di noi. Il dire il proprio sì di fronte a questo mistero di salvezza. Dio Onnipotente sia con tutti voi. Thank you.
attraverso il padre Santo. Perché non sono un padre di altri, che si chiama Babaluce. Deve farci sentire sereni, forti, piacevoli, in fondo come quei bimbi che guardando la propria madre si sentono rincuorati. E Maria dà ad ognuno di noi questa forza per poter sempre di più reagire di fronte alle difficoltà della vita, che in fondo ne abbiamo tutti difficoltà, ma sappiamo anche che c'è qualcuno speciale che aiuta il nostro cammino di fede. Maria intercede per noi presso il Padre, e al Padre ci rivolgiamo tutti assieme con la parola che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Santa Maria del Cammino, prega per noi. Santa Maria del Cammino, prega per noi. Santa Maria del Cammino, prega per noi. Nostra Signora Regina della Guardia, prega per noi. E la benedizione di Onnipotente, come abbiamo vissuto prima, sia abbondante su questa frazione, su questo comune, su questa comunità, nei suoi abitanti e su ognuno di noi che oggi ne fa parte. E la benedizione di Onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo scenda abbondante su ognuno di voi e rimanga con voi. Amen. Santa Maria della Guardia, prega per noi. Riprendiamo il cammino. Forza banda. Cercavo un foglio.
stavo ricordando la bellezza del creato dove possiamo ammirare questo momento di grazia e che al Signore gli chiediamo la benedizione. Lo facciamo sempre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E a Maria ci rivolgiamo come nostra intermediaria presso il Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La benedizione ce la dai per risposta. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E per intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nostra Signora della Guardia, prega per noi. Nostra Signora della Guardia, prega per noi. Nostra Signora della Guardia, prega per noi. Riprendiamo il cammino verso la chiesetta dove celebreremo la Santa Messa. Forza Banda. Thank you.
Di Maria, cioè io da piccolo ho imparato a chiamare la Madonna Abbe Damace, giusto? Da piccolo Abbe Damace, tota pulcra, che è un'espressione latina, da tutta bella. Ma Maria perché è bella? Perché è bella? Perché pensiamo a una forma estetica? No, probabilmente Maria è veramente una donna, diciamo, semplice, una donna che tutti i giorni diceva l'altro bello, no? E umile. La bellezza di Maria sta nel fatto che lei ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Ecco, lei che vive un autentico rapporto con il Signore. È un rapporto straordinario che Maria ha con il Signore. Per cui Maria, per esempio, è una donna che non chiacchiera molto, che non parla molto. Non è una che dice. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. Guardare a Maria significa proprio guardare a colei che prende sul serio la parola di Dio e la mette in pratica. E non c'è bisogno di chiacchierare, come sto facendo io, sto dicendo, poi di metterla in pratica quella parola, metterla in pratica. E a quel punto, ecco, noi chiediamo veramente l'aiuto di Maria. Perché? Perché il Signore purifichi, ma veramente, il nostro cuore. Quello che dice il Signore Gesù. Dice, è inutile che voi guardate l'esterno. L'esterno è l'esterno. Dio non guarda le apparenze. Dio non guarda l'esterno. Dio guarda il cuore. E allora noi chiediamo questa sera, per intercessione di Maria, che i nostri cuori siano purificati. La Vergine della Guardia, perché, ecco, il Signore possa sempre più purificare i nostri cuori e vivere un'autentica religiosità, viverla nella fede, genuina, semplice, che è capace di essere attenta ai bisogni dei più poveri, delle persone più indigenti. Religione pura e senza macchia è questa: soccorrere coloro che sono nella sofferenza, coloro che sono nel bisogno. Questo è l'augurio che ci facciamo in occasione di questa festa. Tutti, come comunità cristiana, possiamo crescere umanamente e cristianamente. E Maria ci aiuti in questa intenzione.
sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Buonasera a tutti e benvenuti alla festa in onore della Madonna della Guardia. Un caro saluto la rivolgo a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Giuseppe Schillaci, che per noi è sempre un onore e piacere averlo tra di noi. A lei, Padre Salvatore Minuto, va il mio personale ringraziamento per tutto quello che fa quotidianamente per la nostra comunità, non solo quella di Nistoria, ma anche quella di Nusa. Come diceva in premessa Sua Eccellenza il Vescovo, una volta al mese celebriamo la prima domenica, celebra la Santa Messa ogni prima domenica del mese, e qualche volta mi ritaglio il tempo per poterla dedicare anche a questa comunità e capire sempre le cose che vanno e non vanno. Quindi grazie Padre Minuto. Sarebbe dovuto venire anche il collega Luigi Bonelli, che avevo invitato, ma per un impegno che gli è sopravvissuto all'improvviso non è potuto essere qui con noi, e mi ha incaricato di dare il saluto a nome suo, della sua amministrazione, non solo a Sua Eccellenza il Vescovo, ma a tutta la comunità di Musa e a tutti i presenti di Nicosia che ce ne stanno là. Il messaggio che vorrei trasmettere nella giornata di questa santa ricorrenza è che la Madonna che oggi celebriamo possa infondere in ciascuno di noi desiderio, vera pace e fraternità, e che possa regnare tra di noi sempre una civile e pacifica convivenza. Vorrei una comunità più unita, più sensibile, più partecipativa, e non una comunità dove spesso serpeggia solo odio e invidia. Voglio passare ad alcuni ringraziamenti prima di chiudere il mio discorso. Se abbiamo realizzato questa bella giornata di oggi e anche quella di ieri, è dovuto al fatto che i musiani, questa comunità è venuta a cercarmi dicendomi: dobbiamo riprendere la festa che si faceva ai suoi tempi qui a Musa. Perché da quando, lo voglio ricordare, da quando è passato a miglior vita Angelo Zingone, che era diciamo il capopopolo di questa contrada, si è spento tutto e non si è fatta più diciamo questa festa, questa ricorrenza come la si faceva quando c'era Angelino. Quindi sono venuto a cercarmi, ho dato la mia massima disponibilità, Sua Eccellenza. Abbiamo creato un comitato e abbiamo messo e abbiamo diciamo dato vita di nuovo a questa festa che si era spenta, e mi dicono, parlando con i tanti concittadini, che è la prima volta che un vescovo viene a celebrare questa ricorrenza qui a Musa. Quindi è un onore per noi. Sarà una data indelebile che non cancelleremo assolutamente. Quindi parto a ringraziare il comitato nella persona di Mario Coltiletti, Filippo Sanfilippo, Sandro Gaita, Epifanio Lambusta, Nisi Salvatore, Felice Romano, Giuseppe Scarlata. Questo era il comitato, il referente del comitato, ma si sono mossi tutti a tappeto, anche le donne, sono venute a pulire la chiesa. Ringrazio anche le confraternite di Nicosia che avete reso frizzante questa giornata. Ringrazio il comandante della nostra stazione dei Carabinieri, maresciallo di Lettera, l'Associazione della Protezione Civile, capeggiata dal presidente Giorgio Sinatra, il Corpo dei Vigili Urbani di Nistoria e la banda musicale del maestro Pistone. Io concludo augurandovi a voi veramente pace e serenità, e voglio rinnovarvi un invito all'11 di novembre, dove sarà pure lei qui presente, dove ricorre i 50 anni di questa chiesetta. E quindi io l'invito che faccio è di rivederci qua l'11 di novembre. Pace a tutti e una buona continuazione di serata. Dopo la messa ci sarà una degustazione, quindi non andate via, dopo che faremo la chiusura ci accomoderemo dal lato di sotto, che il comitato ci ha preparato anche oggi una degustazione. Buona serata a tutti e buona continuazione. Grazie per tutto. Io mi unisco ai grazie del sindaco
e noi come cristiani per l'acqua ci abbiamo già pensato oggi. Non abbiamo avuto bisogno di Giorgio. Bene, adesso invochiamo la benedizione di Dio su ciascuno di noi, su tutti, e questa benedizione naturalmente la accogliamo e la portiamo soprattutto alle persone che non stanno bene, quelle persone che sono nelle nostre case e che hanno bisogno anche di attenzione e di una parola buona. Quindi ricordiamoci sempre di questo. Religione pura e senza macchia è, come diceva San Giacomo, questa cura e questa preoccupazione per le persone povere, sofferenti, bisognose. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E per intercessione di Maria, Vergine della Guardia, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva Maria! La messa è finita, restiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Viva Maria Santissima della Guardia! Viva Maria! Salutiamo Vergine colomba tutta dura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi Maria.
bravi.